Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Cari amici di TC100 Web TV, continuiamo a farvi conoscere altri appuntamenti della manifestazione carnevalesca di 100, che si svolge da domenica 12 febbraio a domenica 12 marzo. In questa seconda puntata entriamo nel merito degli spettacoli e degli avvenimenti collaterali ludici alla kermesse carnevalesca, che sono tanti, come ci spiega Riccardo Manservesi, direttore artistico della 100 Carnevale d'Europa e fondatore con il padre Ivano della Manservesi Eventi. Al microfono di Marco Raboni per TC100 Web TV. L'alba di una nuova era, perché stiamo entrando nel mondo dei social, quindi i testimoni sono stati cercati, appunto, chi sono i re dei social. Il primo è appunto Gianluca Vacchi, Mr. Enjoy, che, come puoi dire, quando hai lanciato la notizia sul tuo taccuino centesimo in modo assolutamente puntuale, ha registrato appunto il record, mi hai detto prima, e quindi questo è ancora l'ulteriore testimonianza che il personaggio è centrato, che porta discussione, che porta interesse, e sarà con noi quindi il 12 febbraio in esclusiva. Mentre il 19, oggi abbiamo annunciato che il 19 febbraio sarà Fabio Rovazzi, colui è l'uomo dei record, il record di visualizzazioni online, sarà con noi per fare un DJ set il 19 febbraio, anche lui riempirà la piazza. Abbiamo presentato le innumerevoli iniziative collaterali, sia delle eccellenze motoristiche che quelle sportive. Per un mese a 100 ci sarà da fare in qualsiasi giorno tutte le cose. Ci sarà la più grande ruota panoramica simovibile al mondo alla Rocca, per poter godere di una bellissima vista sul carnevale. Abbiamo presentato i temi e bozzetti dei carri, che sono stupendi a livello altissimo, quindi la battaglia per il primo premio sarà apertissima fino all'ultimo minuto. E che dire, ci aspettiamo una grande edizione. Comunque, Riccardo, la sfida del carnevale è sempre in costante aumento. Sì, cerchiamo sempre di rinnovarci, molte iniziative sono già riconfermate da molti anni, molte sono le novità, come il Temporary Restore in piazza o come il nuovo torneo di rugby. Cerchiamo sempre di rinnovarci anche come campagna mediatica, pubblicitaria, cercare di comunicare un messaggio nuovo, di essere sempre, come si dice, sul pezzo. E quest'anno ci sono state, diciamo così, rinnovate collaborazioni importanti. Gio Squillo, che, come lei ha detto in conferenza stampa, ha già raggiunto i 20 anni di collaborazione con la Carnevale d'Europa. Anche stiamo qui di fianco a noi c'è Mirko Casadei, insomma collaborazioni che ormai si parla di una grande famiglia. Appunto, perché prima di noi, prima delle mettiamo le persone, prima di tutto della stima reciproca, perché se devi lavorarci soprattutto velocemente in un clima di, tra virgolette, di emergenza, come può essere l'organizzazione di un carnevale, devi avere confidenza, fiducia delle persone intorno a te. E quindi abbiamo creato questo clima di famiglia, comunque sempre con professionalità, con cui ci raffrontiamo con tutte le persone che collaborano intorno a noi. Quindi la Joe dal 97, 2017 sono 20 anni, noi ci accingiamo ad arrivare verso i 30, Mirko ormai con noi non ci muoviamo senza la famiglia Casadei, quindi per forza deve essere una grandissima festa. Ecco, noi ti ringraziamo tanto, adesso mi inquadro anch'io, della tua disponibilità. Che dire per concludere, Riccardo? Qui il titolo è All'alba di una nuova era. Che era sarà per il carnevale? Adesso non vogliamo ripeterci cose che abbiamo detto, ma questa è una domanda un po' impegnativa. L'era di un nuovo carnevale a 100?
Ma innanzitutto anche in vista dell'impegno dell'amministrazione comunale, che esattamente diciamo che è a più livelli, diciamo che può essere una nuova era sia per le persone, per l'ottimismo della spensieratezza per le persone dopo una crisi economica che dura ormai da troppi anni, sia dagli atti dell'attualità moderna che non sono purtroppo non sono molto belli, quindi anche dal centro Italia, comunque alle sventure generiche, fino ad arrivare comunque a un nuovo impegno dopo magari anni di terremoto, di non brillantezza per anche di fatti di superiori come il circuito in Piazzale Bonzagni, quindi rientro in centro storico, un'amministrazione nuova che tiene molto al carnevale. Quindi ringrazio anche gli amici di Taquino Centese che ci seguite sempre con molto affetto e con molta prontezza. Quindi Riccardo, con il carnevale enjoy! Enjoy, enjoy! Sentito amici, tanta roba la musica dell'orchestra Mirko Casadei che anche quest'anno salirà sul palco del carnevale in Piazza del Guercino con la sua musica solare. Inoltre si occuperà di promuovere l'immagine del carnevale sui media nazionali. Sentiamo Mirko Casadei. Siamo qua insieme a Mirko Casadei della grande famiglia di musicisti romagnoli. Mirko, siamo qui al termine della presentazione ufficiale del Centro Carnevale d'Europa, che è arrivato alla sua 30ª, come hanno ricordato al tavolo dei relatori, alla sua 30ª edizione. Ormai Mirko Casadei e la sua orchestra fa parte integrante di questa famiglia, come avete evidenziato. Siamo carichi più che mai, carichi a molla mi verrebbe da dire, per questa nuova edizione. Ormai, come hai detto tu, facciamo parte integrante di questa famiglia del Carnevale di Cento. Tra l'altro questa unione nasce dall'unione anche di due famiglie, la famiglia Manservisi, che da sempre portano avanti il Carnevale di Cento, e la famiglia Casadei, come ricordavi, una famiglia musicale che nasce in Emilia Romagna, in Romagna più nello specifico, ma che ha portato l'allegria, la festa e il ballo in tutto il mondo, e noi lo continuiamo a fare con questa nuova generazione dei Casadei. Siamo carichi, un gruppo di musicisti professionisti pronti a così far divertire la folla del Carnevale di Cento, e pronti anche a duettare con tutti gli artisti che verranno sul palco e con la loro performance. Quindi siamo veramente felici di dare il nostro apporto, sia dal punto di vista del palco, quindi dell'animazione che faremo, e anche della promozione televisiva, perché stiamo programmando una serie di appuntamenti televisivi nazionali proprio per portare alla ribalta Casadei e la grande manifestazione del Carnevale di Cento. Quindi siamo pronti. Ecco, dalla presentazione si è visto che l'hashtag è enjoy, ma enjoy l'avete inventato voi con la vostra allegria in tutti gli anni della vostra attività, dal papà insomma. Infatti tante cose in comune con il Carnevale di Cento, in questa edizione ancora di più, enjoy, allegria, divertimento, e noi da sempre portiamo proprio l'allegria e il divertimento anche nei momenti più difficili in giro per le piazze d'Italia e per il mondo. Questa è proprio una nostra caratteristica, esprimiamo questa grande energia, questa grande allegria, un po' è la simpatia degli emiliano romagnoli, chiaramente un po' anche la nostra musica solare che da sempre porta l'allegria, e quindi continuiamo a farlo. Questa è la nostra musa, la nostra direzione, e quindi ripeto, nonostante magari i tempi difficili, nonostante i problemi che ognuno di noi si trova ad affrontare, abbiamo sempre questa voglia di allegria e di divertimento, perché la vita è bella. Quindi Mirko, quest'anno avete questo nuovo compito di promuovere il Carnevale di Cento nei media, diciamo così, nazionali e internazionali. È un compito difficile? No, è un compito che ci viene naturale, come dicevo, perché tante cose in comune con il Carnevale, e siamo ben voluti dalle televisioni nazionali, sia private che statali, ci vogliono bene a questa famiglia che da sempre ha portato avanti con professionalità la tradizione italiana. Pensa che l'anno scorso abbiamo fatto più di 30 apparizioni televisive nei media nazionali, quindi quest'anno ci impegneremo per raggiungere ancora questo risultato. Il Carnevale, questa edizione, lo slogan è alla di una nuova era, abbiamo visto che la nuova era sono i nuovi campioni del web, però credo che la vostra musica non cambierà. Ma la nostra musica non cambia, alla fine gli ingredienti sono quelli che ti dicevo, quelli che portano allegria, siamo reali, siamo veri, non siamo virtuali, ma chiaramente oggi gira tutto nei social e anche noi ci siamo dentro e con i nostri siti, i nostri social network, quindi ci siamo evoluti anche noi, quindi usiamo queste piattaforme, ma gli ingredienti e i segreti sono gli stessi, grande professionalità, grande allegria, grande
grande voglia di coinvolgere, di divertirci primi noi e far divertire la gente. In camera, come... niente Mirko, siamo... si parte, vi aspettiamo. Carnevale di Cento, Carnevale d'Europa, l'unico gemellato con Rio de Janeiro, sarà un febbraio, un marzo fantastico, delle domeniche cariche veramente di energia, di divertimento, quindi venite tutti al Carnevale di Cento. Poi andiamo a guardare nel merito degli avvenimenti, ricordiamo il torneo di mini basket da sabato 11 a domenica 12 febbraio al Palasport, poi novità del Carnevale, il rugby a 7 giocatori presso il campo del percorso vita di Santa Liberata. Sentiamo Emilio Venturi, il suo organizzatore. A 7, nel formato a 7 nella città di Cento. Lo faremo nella giornata del 26 di febbraio. Ci saranno squadre del tipo Nazionale Vigili del Fuoco, ci saranno due squadre di Bologna, il CUS Bologna e il Bologna 1928, poi ci sarà Pieve 1971 e Carpi. Poi abbiamo un torneo femminile con una squadra di Pieve e una squadra di Badia Bolesine e una partita tra bambini della, diciamo, dei 10-12 anni. Poi il fotoclub Il Guercino, l'annullo filatelico e la camminata in maschera della Polisportiva Centese di sabato 4 marzo. Insomma amici, tanta roba, per questo vi invitiamo a seguirci per essere informati puntualmente riguardo gli avvenimenti e spettacoli giornalieri. Simpatico siparietto durante l'intervista di Leonello di Radio Bruno, di Marco Ramboni di TC100 Web TV. Amici di Tacchino Centese Web TV, siamo al termine della presentazione ufficiale del Carnevale di Cento, tanti ospiti, ma uno in particolare qui con noi, Leonello di Radio Bruno. Radio Bruno ormai possiamo dire che fa parte della famiglia del Carnevale di Cento, oltre a Casadei, alla famiglia Manservisi. Ecco, è qui con noi c'è Leonello che da sempre calca il palco del Carnevale di Cento. Sì, noi allora, di Radio Bruno ci siamo praticamente, adesso dormiamo a casa di Ivano Manservisi e ci siamo stabiliti lì e seguiamo il Carnevale per tutte le domeniche come radio ufficiale. E voi cosa farete? Noi seguiremo il Carnevale come abbiamo sempre fatto, anzi aumenteremo l'allegria di questo Carnevale, cercheremo di dare l'allegria con i nostri piccoli servizi. Sicuramente rispetto alla Radio Bruno, rispetto alle media che calcheranno il palco del Carnevale di Cento, noi però ci saremo anche noi a fare la nostra piccola grande figura. Questi qua del Taccuino Centese hanno un sacco di filmati, se voi volete vedere la storia del Carnevale ce l'hanno solo loro, filmati inediti, e come sempre vi racconteranno tutto quello che succederà con le interviste anche ai protagonisti, perché voi intervistate sempre i protagonisti. Noi cerchiamo di intervistare, perché come? Come adesso, ci stiamo intervistando, capito? Io faccio le domande a lui e lui fa le domande a me. Leonello, io ti vorrei chiedere una cosa, quest'anno il Carnevale ha uno slogan particolare all'Alba della Nuova Era, ci sono ospiti particolari che fanno parte del mondo radiofonico, fanno parte dello spettacolo della canzone. Cosa ne pensi? Beh, Rovazzi, devo dire che è stata una scelta molto interessante, come dice la sua canzone, e sicuramente farà ballare e impazzire tutti gli amici. E poi lui ha lo spirito del Carnevale di Cento, che è quella follia, quella allegria, quella voglia. Poi arriverà chiaramente Gianluca Vacchi. Gianluca, noi possiamo solo ballare peggio di te. Anzi, Gianluca Vacchi nel filmato promo che ha mandato ai media ha detto che per lui ogni giorno è un po' Carnevale. Esatto, e anche per voi dovete essere sempre con Carnevale tutto l'anno, d'accordo? Ci vediamo a Cento, ciao amici del Taccuino Centese! Bene, con questo invito, questo saluto di Leonello di Radio Bruno, vi salutiamo anche noi di Taccuino Centese Web TV con la nuova novità che presenteremo al Carnevale di Cento, TC100 Web TV. Ciao a tutti! Poi tutti per il pranzo offerto dall'organizzazione presso la struttura Cocinella Gialla di Via dei Tigli, con il taglio benaugurante della torta. Una clip a parte ce la riserviamo alla novità dell'edizione 2017, cioè I Vampiri di Dexter Hall, ma vi rimandiamo al servizio di brevissima pubblicazione per svelare i segreti dei vampiri di Lisa.